Buongiorno, allora come promesso oggi vi farò vedere come fare la focaccia ad alta idratazione 100%. Gli ingredienti che ci serviranno sono 200 g di farina 0, 190 di acqua, 5 g di sale, 10 g di olio per arrivare al 100% e 4 g di lievito di birra. Nella ciotola mettiamo la farina e poi riscaldiamo l'acqua tiepida, mettiamo il lievito e lo dobbiamo sciogliere. Dopo aver sciolto il lievito, la inseriamo dove c'è la farina, poco alla volta. In questa maniera. Dopo deve venire un composto grumoso. Il risultato comunque deve essere questo così, in questa maniera. Come vedete, l'olio non l'ho messo perché lo mettiamo tra 40 minuti. Ora lui deve stare dentro la ciotola così, coperto con pellicola per 40 minuti. Ho dimenticato di dirvi di aggiungere anche il sale in questa fase, quindi io lo aggiungo ora e poi lascio 40 minuti. Mettiamo i 40 minuti sul piano da lavoro, dobbiamo mettere la pellicola trasparente. Questa qua ci servirà a non far attaccare l'impasto al piano da lavoro, essendo molto molto idratato. Dobbiamo mettere anche dell'olio. L'impasto dopo 40 minuti si presenterà in questa maniera. Così, come vedrete già ci sono anche delle bolle, significa che già il lievito sta facendo il suo lavoro. Ora dobbiamo trasferire l'impasto sulla pellicola con l'olio. Allora, ora ci ungiamo le mani di olio perché dobbiamo fare le pieghe. Con la pellicola, infatti, mi viene molto meglio perché un impasto così idratato è impossibile maneggiarlo. Dopo aver fatto in questa maniera, lo dobbiamo riporre di nuovo nella ciotola per 15 minuti. Lo riponiamo dentro la ciotola, deve stare 15 minuti così. Già, come potete vedere, sta prendendo forza l'impasto. Sono trascorsi 15 minuti. Di nuovo pellicola trasparente sul piano da lavoro con olio. E dobbiamo mettere l'impasto. Ci ungiamo di nuovo le mani con l'olio. E facciamo di nuovo le pieghe. Dopo aver fatto tutte le pieghe, lo riponiamo di nuovo dentro la ciotola per altri 15 minuti. Ecco, vi faccio vedere com'è. Così. Bello, è una bolla d'acqua.
Riponiamo dentro la ciotola con pellicola trasparente. Sono trascorsi altri 15 minuti, quindi questa qua è l'ultima serie delle pieghe. Questa volta non c'è bisogno più della pellicola trasparente, ma un giammosole piano da lavoro con l'olio e facciamo le pieghe. Così. E poi una piccola pirlatura. Guardate. Sempre le mani fatte di olio, perché sennò attacca. E poi lo riponete dentro la ciotola. E fate lievitare 2 ore. Dopo 2 ore, ecco, l'impasto sarà così. Ora noi dobbiamo prendere una teglia, con l'olio dobbiamo spennellare. Io già l'avevo fatto. Ci mettiamo anche un po' di olio nelle mani. E poi rovesciamo l'impasto dentro la teglia. Delicatamente. Allarghiamo l'impasto. Così. E lo lasciamo riposare per una mezz'oretta circa. Ecco, è trascorsa la mezz'oretta. L'impasto è bello e ora dovete preparare un'emulsione di olio, acqua e sale. 20 grammi di olio, 20 grammi di sale, scusate, 20 grammi di olio, 20 grammi di acqua e un pizzico di sale. Lo mettete sull'impasto. Con la mano vi aiutate. In questa maniera. E poi mettete quello che più vi piace. Origano, rosmarino, pomodori, olive. Quello che più vi garba. Infornate a 180 gradi per 15 minuti. Inforniamo a 180 gradi. Per 15 minuti. Dopo 20 minuti, questo è il risultato. Se vi è piaciuto il mio video, lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale.